Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Nello scorso episodio abbiamo affrontato il Lurantis dominante, se non ricordo male, e a questo punto dobbiamo andare a sfidare il Olivia, il Kahuna di quest'isola. La nostra squadra è composta da Rockruff, Rowlet, Torraket e Pikachu. Questi sono Pokémon che dobbiamo depositare nel box appena torniamo in un centro Pokémon. Però, prima di tornare al centro Pokémon, ora possiamo passare qui sotto. Vedete, la mandria di Miltank si è spostata e non possiamo ancora andare da questa parte, ma possiamo andare verso il basso. Lì c'è un pescatore, quindi immagino che la scelta più adatta sia mettere il Rowlet davanti. Salve! Dove sono tutti i pesci? Ci chiede. Non lo so. Nel frattempo, mentre pensate alla risposta a questa domanda, vi ricordo di mettere un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. A questo punto andiamo di Leafblade. Mostra che il nostro Rowlet ha imparato proprio nello scorso episodio ed è fortissima, fortunatamente. Abbiamo potuto sostituire Foglie Lama, che è buona fino al livello 20 circa, poi inizia ad essere un po' una merdina. Allora, Gyarados, cambiamo Pokémon e mandiamo Rockruff. Vediamo se riesce a tirare giù Gyarados. Vediamo, perché tecnicamente Roccia è super efficace contro Gyarados, però potrebbe attaccare più velocemente lui. Vediamo. Rock Tomb, sì, è più veloce, però ci usa Sgranocchio, fortunatamente. E noi con Rock Tomb ora gli abbassiamo la velocità. Ora dovremmo poter attaccare di nuovo. Perfetto, ottimo. Ho avuto paura che fallisse Rockruff. Se avesse fallito sarebbe molto probabilmente morto. Così facendo, però, siamo riusciti a portare a casa un'altra vittoria, un altro po' di esperienza su Rockruff. Nel frattempo possiamo anche dargli una super pozione e continuare. Mettiamo Rockruff, anzi Torraket davanti. Ecco fatto. E andiamo a sfidare il secondo allenatore di questo percorso. Non hai alcuna possibilità, ci dice. Lo vedremo. Lo vedremo, questo bulletto Horacio. Va bene, manda in campo Chargeabug. E gli è andata un po' male. Gli è andata un po' male perché ora con Fire Fang gli facciamo parecchio male, oltre a bruciarlo e a farlo tentennare. Niente male. Acrobazia. E addio. Addio Chargeabug. Torraket a livello 30, vorrebbe imparare Viso Truce, no, non ci interessa. E abbiamo sconfitto anche Horacio. Allora, sfida in doppio, direi di andare con Torraket e Rockruff. Vai. Don't go easy on me, che sei il contrario di Adele. E stai andando al Tempio della Vita, Ruins of Life in italiano dovrebbe essere Tempio della Vita. Beh, a quanto pare qui sotto quindi si trova il Tempio della Vita. Ci potrà essere un Tapu magari lì. Lo vedremo. Nel frattempo però andremo a fare acrobazia su Cubone, anzi Fire Fang su Cubone e Rock Tomb su Magby. Ecco fatto, così bruciamo Cubone e Magby invece va giù in un colpo. Perfetto, ha pure tentennato Cubone, ottimo. Ecco che viene mandato in campo Yungus, o Yangus anzi, anche detto Tramp. Direi di fare doppio focus su Yangus. Perfetto, è andato giù diretto, ottimo. A questo punto quindi Sassata se la becca Cubone. Ne abbassiamo pure la velocità. Az! Fortunatamente era bruciato. Perché se non fosse stato bruciato mi avrebbe one shottato Rockruff. Andiamo poi di ritorno. Perfetto. Rockruff sarà a livello 30, usa ritorno ma non c'è nessuno. Ok, contro Drowsy faccio così. Andiamo di Fire Fang e morso. Perfetto. E abbiamo battuto anche questi due allenatori. Ora curiamo di nuovo il nostro Rockruff. Perfetto. E si prosegue. Distruggerò con il potere della musica, ha detto. Cosa? Ida, che manda in campo Brion. Ok, gli è andata bene. A questo punto cambio Pokémon e mando Rowlet. Sperando che non attacchi con un attacco di tipo ghiaccio, altrimenti sono fregato. Bubble Beam, ok, bene. Andiamo poi di Leaf Blade. Super efficace e addio Brion. Torraket a livello 31, Rowlet sale. Perfetto. Ed ecco uno dei Tapu.
Vediamo di provare a catturarlo, eh. Allora, curiamoci un attimo i Pokémon. Pozione. Eccoci qua, pozioncina. Poi mettiamo davanti Pikachu. Ecco qui. E salviamo la partita. Vai, sfidiamo Tapu. Non so di Tapu. Vediamo che nome è questo. Tapulero, ok, perfetto. Non so distinguere i tre Tapu, cioè non mi ricordo quali siano di preciso. Ma andiamo di Nuzzle. Perfetto, meglio di così, guardate, non poteva andare. Vita rossa paralizzato. Andiamo poi di Level Ball. Eccola qua. E vediamo se riusciamo a catturare Tapulere in quanti tentativi più che altro. Andiamo con un'altra level ball. Nada de nada. O comunque il suo psicoraggio fa male, eh. Ok, che Pikachu, pur essendo di livello alto, ha pochissima difesa speciale, cioè non ha niente di difesa speciale. Però guardate che danni. Anzi, cura pure. Mannaggia a lui o lei. Mannaggia, non si sa perché non ha testo. Coraggio di nuovo. Andiamo ancora di level ball. Speravo fosse un po' più facile da catturare. Invece sta resistendo parecchio, eh. Ancora level ball. Incredibile. Cioè, parecchio infame questo, eh. Allora, curiamoci un attimo Pikachu. Andiamo di iper pozione. Ecco fatto. E cambiamo un attimo Pokémon. Ho paura che però nessuno possa resistere ad uno psicoraggio di questo Pokémon. Cioè è davvero troppo forte. Provo a mandare Rowlet. Draining Kiss, ok. Sì, guadagna ancora più vita. Andiamo di Leaf Blade. Buon danno. Ok, mi ha confuso. Andiamo di Level Ball di nuovo. Niente da fare. Niente da fare proprio. Cambiamo Pokémon. E mandiamo Torracat. Psicoraggio, guardate che danno che fa. E in più mi ha confuso. Che culo però, eh. Posso dire che culo? Proviamo comunque a fare un attacco. Proviamo a fare Flame Charge. Niente, si è confuso. Andato, andato. Addio Torracat. È stato bello averti in campo. Usiamo un altro Pokémon, ovviamente. Sì. A questo punto rimandiamo in campo Pikachu. E tiriamo una Ultra Ball a caso per passare un altro turno. Ok, lui fa qualunque cosa sia, fa Draining Kiss. Usiamo un'altra Ultra Ball per passare un altro turno. Appena guadagnerà ancora un po' di HP, userò un'altra volta Elettrococcola. Vai, Ultra Ball di nuovo. Ah, aromaterapia? Si è curata dalla paralisi? Interessante. Ok, Draining Kiss, perfetto. A questo punto andiamo ancora di Elettrococcola. E non dovremmo ucciderla. Ucciderlo, lo so. Ecco fatto. Questo Pokémon è davvero estremamente fastidioso, eh. Dai, ci speravo. Che poi toglie un casino, cioè, fortissimo. Beh, andiamo ancora di Level Ball, d'altronde. Non c'è molto che si possa fare. Aromaterapia, si è tolto la paralisi. Davvero tosto, eh? Altro psicoraggio. E a questo punto si cura di nuovo Pikachu. Iperpozione.
Vai. Aromaterapia, ma fallisce. Level Ball. Impossibile catturare Tapulele a livello 25. Boh, mi sa che si è leggermente rintontito comunque questa Aghrom sui tassi di cattura di alcuni Pokémon. Perché se vi ricordate, solamente un altro tipo di Pokémon mi ha fatto aspettare così tanto prima di essere catturato. Ovvero, vi ricordate bene, i Guardiani del Lago. I Guardiani dei Laghi di Unima, cioè, non aveva alcun senso quanto fossero difficili da catturare. Erano troppo difficili, non aveva senso. Era stato mille volte più facile catturare Rayquaza, Mewtwo, tutti gli altri leggendari. Mentre loro invece ho dovuto tirare tipo 50 Pokéball. Non entravano, vita rossa paralizzati. Boh. Ok, preso finalmente. Preso Tapulele. Land Spirit Pokémon. Psicofolletto. Ma non voglio dare un soprannome, voglio però salvare dopo aver fatto questa impresa incredibile. Ecco fatto. E a questo punto possiamo andare a parlare ad Olivia e sfidarla. Prima però fatemi mettere in sesto un attimo i miei Pokémon. Ecco qua, revitalizzante su Torracat. Poi Super Potion. Sempre su Torracat. Non penso che utilizzerò. Vabbè, sì. Cosa dico? Lei userà Pokémon tipo roccia, quindi Rowlet lo utilizzerò. Allora, mandiamo davanti Rowlet e sfidiamola. Salve, benvenuto al Tempio della Vita. Il nostro guardiano dell'isola vive qui da qualche parte e aiuta a proteggerci. Ho visto che hai sconfitto una delle prove dell'isola, che hai superato anzi una delle prove dell'isola. Penso che tu sia qui per sfidarmi. Non pensare che te la renda facile. Ok, Rowlet. Torracat non credo, ma andiamo Rockruff. E va così. Ok. Kahuna Olivia. Lotta in doppio. Ok. Interessante, tra l'altro, Lycanroc contro Rockruff. Allora, Leaf Blade su Lycanroc. E Rock Tomb su un Lycanroc. Rock Slide ci ha quasi ammazzato subito. Azz, niente. Rockruff è già andato. Peccato. A questo punto usiamo Leaf Blade su un Lycanroc. Ok. Magneto bomba. Allora, Leaf Blade. Cacchio però, quanto tosta questa battaglia. Allora, andiamo di Full Restore. Poi. No, lui è anche tipo acciaio, quindi Sucker Punch non gli farebbe niente. Dobbiamo continuare ad andare di Leaf Blade. Ma di nuovo paralizzato, ma che culo. Vai, altro Full Restore. Andiamo di Leaf Blade di nuovo. E Leaf Blade. Ok, abbiamo sconfitto Olivia. Oh my. No, Rowlet non si può evolvere, anche se se lo meriterebbe. Che lavoro fantastico. Prendi questo come ricompensa e ci dà il Rockium Z. Ok, possiamo fare mosse Z di tipo roccia. Torniamo a Pagnola Town e informiamo il professore della tua vittoria. Assolutamente sì, andiamo. Vediamo se c'è uno strumento per magari qui sotto. No, ok. Torniamo quindi a Ohana, credo sia Pagnola Town. Basta passare di qui e ci siamo. Ok, Pokémon selvatico, vediamo chi salta fuori. Herdier. Va bene. Fuga. Ok, e si scende da qua. No, aspettate, sto facendo un errore. Bisogna salire. Oh, Mudbray, non l'avevamo ancora catturato?
Da prendere, assolutamente. Vedete, non tutto il male mi è per nuocere. Mudbray, prendiamolo. Anzi, prendiamola. Perfetto. Donkey Pokémon. Pokémon asino. Va bene. A questo punto possiamo uscire da qui e andare ad informare il professor Kukui della nostra vittoria. Prima però facciamo un salto al centro Pokémon. Curiamoci Pokémon. Ecco qua. Perfetto. Poi andiamo a depositare Crabrawler 739, quindi 26, 32, 38, 39. Mettiamo a posto questi meglio, quindi Marowak di Alola ti mettiamo qui. Poi Fomantis 753 qui e Lurantis subito dopo. Bene. Qui abbiamo fatto tutto. Dove è finita la mia Tapu? Eccola qua. Tapu Lele 786. Quindi qui. Bene così. Poi Wimpod. Lo mettiamo subito dopo quest'altro Wimpod. E Mudbray 749. Quindi qui. Ok, abbiamo messo un po' a posto il nostro Leaving Dex. Ecco fatto. Poi, già che ci siamo, già che siamo a Pagnola Town, andiamo a prendere l'ovetto che sicuramente avranno fatto di Poplio qui alla pensione. No, aspettate, non era qui la pensione, giusto? Ho fatto un errore? O è poco più avanti? Vediamo un secondo. Dovrebbe essere qui la pensione. Vediamo, qui sopra? Sì, ok. Perfetto, dammi l'ovetto, grazie. Ok, faranno un altro uovo prima o poi. Nel frattempo questo me lo porto un po' in squadra e si schiuderà prima o poi. A questo punto andiamo a parlare al professor Kukui. Fuga. Eccoci qua. Quindi hai superato la sfida? Penso che questo quindi ponga fine alla gita. Ci vedremo a casa. Ok, quindi torniamo a casa. Vediamo un po' dov'è il traghetto di preciso. Qui. Vai, torniamo da Wally. Ed ora bisogna fare tutto il percorso indietro per tornare a casa. Ecco, sì, continua a dire che questa sia stata una pessima idea. Avrebbero potuto mettere una sorta di opzione nel menu per dire ok, torno a casa e passo al prossimo giorno automaticamente e quindi ti teletrasporta a casa. Mentre farti fare ogni volta tutto il giro non è proprio il massimo. Ok, andiamo a dormire. Cos'è che vuoi per noi oggi, professore? Vai a casa di Sofocle, che dovrebbe essere Chris. Ok, andiamoci. Questa giornata la facciamo direttamente in questo video perché è cortissima, quindi non ha senso finire il video qui. Facciamola direttamente. Bisogna andare a casa di Chris che vive qui ad Awoli. Dovrebbe essere una di queste. Questa, sì, questa qui. E andiamo a sfidarlo. Allora, direi di usare Rockruff. Salve. Bene, bene, cioè meglio che tu sia qui. Sì. Ho bisogno di qualcuno per fare pratica. E sembri la scelta migliore. Vai. Ma nel campo Togedemaru e noi andremo di Rock Tomb. Sì, ma che danno fa? Ma scusa. Niente, cambia Pokémon subito. Andiamo Torracat. Guardalo, boh. Firefang. Ecco, ti sta bene. Poi Chargeabug, lasciamo Torracat. E andiamo di Firefang. Godo che si è bruciato e ha pure tentennato. Ecco fatto, gli sta bene.
Perfetto, abbiamo battuto ancora di nuovo Chris. Torniamo a casa, ti dice il Rotomdex. Sì, esattamente, questa giornata era solamente la sfida contro Sofocle, contro Chris. Quindi torniamo a casa. Eccoci qui. E a questo punto andiamo davvero a dormire. Ecco qua. Il Rotomdex ora ci dice di andare a scuola, ma a scuola ci andremo nella prossima puntata, perché questa finisce qui. Io vi ringrazio per aver seguito questo video fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!